dimostrazione che ormai a livello di mondiali non esistono più neppure nella prima fase le cosiddette squadre materasso. Ed in effetti, dopo una partenza bruciante, il Belgio ha avuto qualche difficoltà ad imporre la propria superiorità tecnica contro avversari veloci, sempre pronti a colpire in contropiede con Kim Joo-sung, annunciato come il Van Basten dagli occhi a mandorla. L'illusione degli asiatici di emulare le imprese di Camerun e Costa Rica è durata però solo 45 minuti. In avvio di ripresa il portiere Choi ha combinato un grosso pasticcio, offrendo a De Gris l'opportunità di andare in gol in maniera piuttosto rocambolesca. Una volta in vantaggio, per i belgi è stato tutto più facile ed inevitabile è arrivato il raddoppio per merito di De Wolf. Nel finale il Belgio hanno avuto